Maledetta sciatalgia. Oh, eccoci qua con Filippo Gregoretti. Ciao Filippo. Ciao. Siamo felicissimi di averti qua. Grazie. E anche io sono felice di essere qua. Siamo contentissimi di averti e per parlare di un film che riguarda tuo papà, un film che in realtà ha molti anni sulle spalle prima di poter vedere la luce, perché tuo papà scompare insomma a un certo punto, però nel 2023, quindi alla Festa del Cinema di Roma, arriva questo film postumo, che però, correggimi se sbaglio, era già arrivato a un punto nodale, insomma, era quasi terminato. Voi quasi. Avete fatto un intervento, come dire, di puntualizzazione su questo film, giusto? Ripulitura, mancavano delle cose, color correction, alcuni contributi, mancava il cavillo legale per avere i nuovi angeli, mancavano un po' di cosette, però in realtà veramente dei dettagli rispetto a tutto il lavoro di montaggio, ripresa che aveva fatto lui. Perché poi aveva le idee chiarissime su cosa volesse, quali episodi voleva, di che lunghezza, in che punto, era veramente molto lucido da questo punto di vista. Parliamo di un film che è molto difficile da catalogizzare, nel senso che ha la sua, il grosso della sua struttura riguarda le stagioni di Sottotraccia, mm-hmm. però poi, come dice lui, fa un salto all'indietro che cambia anche la colorazione di quello che vediamo, perché passa dal bianco e nero. Insomma, è un film atipico, ma che secondo me rappresenta anche in questo Ugo Gregoretti, cioè l'impossibilità di catalogizzare qualcosa. Completamente incatalogabile, ma come tutti i lavori di papà, poi alla fine, insomma, quasi tutti, con grande difficoltà catalogabili, o quando collocabili facilmente, lui ci metteva comunque un elemento di rottura che portava fuori. E questo film ha questa struttura in cui all'inizio è portato avanti dai pezzi di Sottotraccia, per cui molto ironici, molto divertenti, e chiude con l'episodio dei Nuovi Angeli, che poi era, pur contenendo degli aspetti di grande ironia e di analisi in qualche modo caustica delle assurdità dell'epoca, però è un pezzo piuttosto amaro, quindi chiude in modo introspettivo e che lascia in qualche modo spiazzati. Anche in questa operazione lui ha trovato il modo comunque di chiuderla con un elemento che capovolge tutto. Io faccio mie le parole di Magrelli, che a Hollywood Party, quando ti hanno intervistato, ha detto: questo è un film che è un bagno di intelligenza, che secondo me è assolutamente così, perché poi tuo papà quello che riesce a fare in qualsiasi contesto si trovi è adoperare le parole giuste, che sono parole che hanno rispetto per qualsiasi cosa si stia trattando e anche la capacità di ironizzare su qualsiasi cosa si stia trattando, che non è così scontata, che mi sembra un po' anche una cifra di Gregoretti, cioè questo sorriso che quando non è evidente comunque sotto traccia, ma c'è sempre. Lui riusciva, aveva questa capacità innata, che non era poi solo sul lavoro, era anche nella vita, di vedere comunque l'aspetto più divertente di ogni situazione, di ogni persona, di ogni dialogo, senza essere, ma veramente era sentita da parte sua questo non porsi mai da un punto di vista di superiorità nei confronti del prossimo, ma prendere in giro con un grande affetto e riuscire anche a sottolineare gli aspetti più belli, più poetici, più delicati, più commoventi di qualsiasi situazione. Lui veramente vedeva il bello in tutto e in tutti, e questa era una sua capacità che aveva anche nella vita. Certo, è chiaro, c'era anche chi reagiva, no? Chi magari aveva non lo apprezzava, così. Infatti anche a casa, se qualcuno doveva andare a parlare con i professori, con papà non sapevi mai come andava a finire. C'erano dei... Ah, quindi insomma c'era sempre... E nella vita era così. Però allo stesso punto era molto... molto accogliente, veramente tanto affettuoso. Lui, per esempio, se te andavi a parlare con tuo papà disperato da bambino per qualcosa che ti era successo, lui ti avrebbe preso in giro, ti avrebbe smontato qualsiasi tragedia, per cui niente, un blef totale.
Però una bocciatura l'avresti comunicata a lui, non a mamma. Ok. Sicuramente lui avrebbe compreso, quasi sarebbe subito entrato in empatia, vedendo poi quelli che erano i suoi sbagli, le sue mancanze, le sue cose in te, per cui perdonandotele immediatamente, automaticamente. Da quello che mi dici mi sembra di capire che in realtà la distanza tra il Gregoretti pubblico e quello privato non era poi così. No. No, no, lui era assolutamente così anche nella vita, anche nella vita. Certo, aveva, insomma, era un essere umano, comunque una personalità complessa e convoluta, imperfetta come tutti noi, per cui aveva anche i suoi momenti un po' di tristezza, e quelli chiaramente nel pubblico uscivano meno, però era assolutamente così, la stessa persona. E rispetto alla relazione col mondo dell'immagine, cioè con la TV e col cinema, vi ha sempre fatto un discorso del tipo è una cosa bellissima, fate cercare di farla anche voi, oppure non so, vi ha sempre protetto rispetto a questo? Ma su questi aspetti, insomma, abbastanza complesso. Poi sai, io sono il figlio più piccolo venuto tanti anni dopo gli altri, sono il quinto venuto otto anni dopo il più piccolo dei quattro. Wow. Per cui con me aveva sempre un rapporto, poi un po', insomma, mi trattava come da pari agli altri, pur essendo molto più piccolo, perché è un po' difficile da dire. Per quel che ricordo io, quando mi trovavo io a dover compiere delle scelte appunto importanti, lui era così, diceva, sai, ma che ti devo dire, a me, io sono entrato nella RAI grazie a una raccomandazione, per cui che ti posso dire? Non era proprio un padre angeli, che... Sai, questa cosa della raccomandazione, sì. L'episodio che lui sceglie, sì, insomma. Sì, sì. Non era proprio un padre che ti metteva... Quindi è rimasto tutto uguale. No, però effettivamente... A quei tempi, devo dire, poi i raccomandati erano di altissimo livello in ogni caso, non era... Però ecco, non era un padre proprio che ti instradasse o che volesse in qualche modo influenzarti, ti lasciava completamente libero, anche troppo libero su tante cose, anche veramente troppo libero, però appunto la mia è la testimonianza del più piccolo di tutti, per cui non so poi come sia stato con gli altri, perché c'è un gap comunque temporale molto ampio. Distanza tra te e tuo fratello maggiore? 10 anni. Secchi, 10-11, e quindi non so, quando loro avevano 18 anni e chiedevano le cose del 18enne, io ne avevo 9, e quindi non siamo è che mi ricordo bene cosa gli dicevo. Però era sicuramente un padre molto stimolante, perché in ogni caso ci coinvolgeva in quello che faceva, se non altro per motivi pratici, perché io passavo l'estate con lui, che provava spettacoli, girava e mi portava appresso, perché io sono comunque cresciuto sui set in situazioni atipiche e questo sicuramente ha avuto una grande influenza. Però lui non ha mai cercato di influenzare, pur appoggiando sempre qualsiasi scelta. Se tu, appunto, non c'era una grande attenzione, nel senso, io potevo prendere 3 a scuola, non mi avrebbe sgridato. Però se volevo un pianoforte digitale costosissimo a 17, lui faceva le rate e mi comprava questo pianoforte digitale. Insomma, su queste cose era sempre molto, molto, molto generoso. Poi su altre chiaramente era pure impegnato, era fuori, e passava mesi fuori casa, e poi ne ha fatte di cotte e di crude. Insomma, 5 figli da mantenere, pure lui ha avuto i suoi... Sì. Bell'impegno. Venendo al film di stasera, io... punterei anche su questo titolo, che è curioso, no? Io il tubo delle pizze, magari ce lo puoi spiegare un attimino il significato? Il significato proprio è il tubo come il tubo catodico della televisione, quella nella quale lui è nato, certo. Per cui la televisione a tubo catodico, e le pizze sono le pizze cinematografiche, per cui in qualche modo lui ha raccontato la sua relazione con i suoi mezzi espressivi che gli erano più cari. Poi lui ha fatto opera lirica, appunto, come certo. Ricordavi te, che tranne la telecronaca e la messa cantata ha fatto tutto. Cosa. Per cui è questo. Ma aveva una preferenza in questo? Cioè, amava più il mezzo televisivo o quello cinematografico? O quantomeno ha mai espresso questa preferenza? Lui amava molto il cinema, poi ebbe qualche inciampo, nel senso, mia sorella si ammalò, per cui non poteva più fare cinema, doveva essere più presente a casa, per cui iniziò a fare i caroselli in quel periodo, perché lui era molto lanciato, lavorava con Godard, andava, insomma ebbe
un grande successo con i suoi primissimi film, però poi i motivi familiari lo costrinsero a modificare la focale su spazi più vicini, per cui si dette di più alla televisione, ai caroselli, che però erano comunque mezzi nei quali lui trovava il modo di esprimere se stesso appieno. Tanto ormai la facciamo a tre, facciamo. Ma sì, dai. Fuori. Ah, io poi vabbè, te l'ho detto, sono un fan incredibile di tuo padre. A me, proprio rispetto a quello che stavi dicendo, mi ha sempre colpito, ma ovviamente la voglio sempre buttare in politica, ci sono film incredibili come Apollo, dove lui appunto racconta una fabbrica occupata con l'occhio del cinema del reale, però anche un po' col pedinamento. A me, perfino nei caroselli, colpiva questa sensibilità incredibile che aveva di fare critica, diciamocelo, materialismo storico, sì, anche nella pubblicità. Sì. Quindi tuo padre era un uomo che aveva un colpino molto largo per il personale politico nel suo lavoro, vero? Questo mi sembra. Sì, 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 lui assolutamente era. Ma poi questa sua capacità di toccare aspetti anche profondi, anche importanti, sempre con ironia e con leggerezza, lo portava a poter parlare di temi importantissimi senza, fra virgolette, sporcarsi le mani, diciamo. Pollo ruspante, scusate. Pollo ruspante, no? È qualcosa di straordinario, poi per quegli anni, impensabile. Sì. Omicron. Tornate proprio in. No, nel senso hai perfettamente ragione. Io insisto su Omicron perché mi sembra un caso di connessione incredibile fra mondo fantascientifico e mondo della fabbrica. Cioè, mi sembra una cosa che è distante anni luce, ma poi a un certo punto quel film converge e ci rendiamo conto che nel momento in cui c'è la rivoluzione della fabbrica arriva l'invasione aliena, che è una pazzesco. Cosa per me geniale. Pazzesco. Che ha un'attualità pazzesca. Io questo film l'ho rivisto recentemente e non perde la sua potenza. Non la perde, io lo rivedo periodicamente. Del 63? Ok, che è un anno poi emblematico, perché dicevamo è anche l'anno di Rogopag, sì, quindi del Pollo Ruspante. Sì. Però voglio dire, fare negli anni 60, avere negli anni 60 la capacità di mettere insieme il fantascientifico, perché poi se pensiamo al film di stasera, pensiamo anche a una serie di situazioni da tipo confini della realtà. E allora la fantascienza torna senza ombra di dubbio, è vero. Però poi siamo radicati nel politico, nel sociale, in quello che era assolutamente l'Italia degli anni 60. E aggiungo una cosa, correggimi se sbaglio, la sensazione che ho guardando Sottotraccia, o quantomeno le cose che tuo papà ha scelto da Sottotraccia, è che quell'Italia che viene raccontata appartiene più a un'Italia degli anni 60 e 70, certo, che a un'Italia futurista. Certo, certo. Beh, ma un'Italia straordinaria, se ci pensi, in tempi in cui comunque le specificità locali erano conservate, esistevano dei mondi impenetrabili, non era come oggi. È veramente un'Italia stupenda, che poi lui riusciva a raccontare appunto con questo suo grande affetto che aveva, perché lui ha sempre avuto un amore sincero per gli esseri umani, tutti gli esseri umani, nei suoi film anche i personaggi più negativi erano raccontati con un affetto incredibile. Si percepisce sempre. Te ne innamoravi completamente, anche di quelli peggiori, più biechi. E era sincero questo suo aspetto, non era un escamotage narrativo, era proprio come era papà, come era fatto lui personalmente. Poi insomma aveva avuto una vita pure difficile, di grandi traumi familiari, morti in famiglia, in sequenza, veramente periodi molto molto difficili, e lui in qualche modo ha mantenuto invece questa sua spontaneità amorosa nei confronti del prossimo, che secondo me è straordinaria. E in questo film traspare molto, perché come riesce a dare valore a tutti, a dare un grande valore, grande dignità a tutti, che poi è la realtà se vogliamo, ma lui la riusciva proprio a non farsi prendere dai ruoli e a entrare in connessione profonda, diretta, empatica con chiunque. E questa era una sua enorme capacità che poi lo aiutava anche nella vita, effettivamente ci ha aiutato un po' a tutti. L'ultima domanda riguarda il fil rouge che lega i vari episodi che tuo papà ha selezionato nel film, che è questo piccolo racconto, a suo modo molto singolare, di questa passeggiata lungo Villa Borghese,
Allora, volevo capire, lì c'è anche lì lo zampino di Ugo che scrive magari dialoghi quantomeno surreali. Li ha scritti tutti in lui, completamente. Te e tua moglie, come dire, gli fate la spalla, anche lì c'è, quindi è tutto previsto da Ugo Gregoretti. Tutto previsto con una precisione veramente svizzera nei tempi, nei modi, in cosa lanciava quale racconto. Lui aveva scritto questa sceneggiatura, era stato aiutato da Giulio, da me, insomma, era stato molto assistito, anche perché già era avanti negli anni, era fisicamente piuttosto malandato, anche se molto lucido. La memoria lo abbandonava un po', per cui nei dialoghi ogni tanto lo imbeccavo, gli modificavamo un po' in tempo reale, però era più che poi un espediente narrativo, per lui era un modo, una continuazione dei viaggi che facevamo sempre con lui e con mia moglie, con Taisuan e me. Noi viaggiavamo molto, perché noi tornammo a vivere in Italia proprio quando mi resi conto che papà stava invecchiando e ci volevo passare più tempo insieme. Qui facevamo questi viaggetti improbabili, noi tre con papà in sedia a rotelle, ovunque lo portavamo. E ci siamo divertiti veramente tanto, perché in qualche modo è stata una continuazione di questi viaggetti che facevamo, è stato tutto molto naturale. In più, girare a giugno con 40 gradi a Villa Borghese, per me anche stargli vicino era un modo, anche se sul set c'era un'atmosfera di grande amore, di grande protezione da parte di tutti nei confronti di papà, è stato un set meraviglioso. Ci tengo a sottolineare che la cosa forse più commovente di questo film è questa capacità di immaginare il passato, cioè voi in questa camminata che fate, montando pezzi, è come se guardaste davanti a voi quello che è accaduto nel passato, e quindi come se Gregoretti, Ugo, tornasse 30 anni prima esattamente in quel luogo. Mi è sembrata una cosa estremamente romantica e veramente toccante. Veramente toccante, sì. Per noi poi è una memoria bellissima insieme a papà nei suoi ultimi anni, insomma, una testimonianza di quegli ultimi tempi insieme, anche poi per mio figlio che non l'ha conosciuto, è nato un paio di mesi dopo la morte del nonno, e quindi è una bellissima memoria. Poi questo film in realtà ha avuto una genesi lunghissima, perché inizialmente lui voleva fare una versione cinematografica di La storia sono io, che è un suo libro autobiografico divertentissimo. Aveva fatto pure un promo di alcuni minuti che era una cosa da morire dalle risate, girato come un cinegiornale, per cui c'erano tutti questi episodi della sua vita, di lui bambino con la mamma che andavano dal dottore, che facevano la cosa, girato proprio coi ritmi e con del cinegiornale, con lui che era la voce narrante, però con qualche dialogo in mezzo, era una cosa, va, ve lo mando, una cosa proprio da morire dalle risate. Però alla fine delle riprese di questo promo si rese conto che non ce l'avrebbe fatta a fare un film intero con questi ritmi, con questa fatica, con questo peso, intensità anche nel montaggio, nella cosa, per cui lui in qualche modo scese a patti con quella che lui vedeva come la realtà e disse: farò qualcosa che invece posso permettermi di fare. Effettivamente ci è arrivato proprio per un pelo. Siamo fortunati però che ci sia arrivato, e siamo fortunati ad avere qui Filippo, che ringrazio enormemente. Grazie a voi. Ti piace la musica metal? Un no. Tempo moltissimo. Ah, ti dico questa cosa. Allora, tuo padre, no, ci arrivo, non è una cosa assurda. Allora, tuo padre ha fatto tantissima roba per la televisione. Ti ho parlato prima di questo Il Lago Malato, questo documentario che trovate integralmente su YouTube, che ha questi pezzi di voce narrante dove va su sia la voce, e varie interviste a questi signori del lago che lamentano che il lago sta diventando tutta palude, ossia tutta palude. Questo gruppo metal nuovo, Perugino, Ignota, visto come si fanno i gruppi indipendenti, hanno usato dei pezzi della voce di tuo padre. Ma dai! Una canzone quell'altra. No, fantastico! Magari, fantastico! Vabbè, lui avrebbe apprezzato tantissimo. Poi, zero. Avrebbe apprezzato da morire. Pensa, noi prima abbiamo parlato di Domenica Inn. E io in quegli anni feci il primo disco di quella che poi diventò una band famosa negli anni 90, dei Contromano. Che mandammo a Toto, io ero l'autore, pianista e cantante, che mandammo a Toto Cotugno e lui si sentì questo disco pieno di parolacce, di cose tremende, così. A un certo punto mi telefonò per farmi complimenti, Toto? No? E
E io quasi lo mandai a quel paese pensando chi è che mi fanno. Pronto Filippo, sono Toto Cotugno. Non mi ricordo cosa gli risposi di volgarissimo. Poi invece era veramente lui che mi faceva i complimenti per le parti di pianoforte del disco. No? Ah, non okay, per i testi. Quindi si era soffermato su un dettaglio, ho capito. Sì. Molto bene. Grazie Filippo. Ma grazie a voi, veramente un grande piacere. Come la chiudiamo? Qual è la chiusa di oggi? La chiudiamo dicendo che il film sta per cominciare. Sta venendo notte, quindi giustamente ci congediamo. Bene, non vediamo l'ora. Come vogliamo chiudere? In questo posto bellissimo. Che in questo film, che gira per l'Italia, a un certo punto l'Umbria è evocata. C'è pure Perugia che viene nominata, ma in realtà finiamo. Il posto più vicino sono le mummie di Ferentino. Le mummie di Ferentino, quindi, come vedi, la sensazione è Perugia e l'Umbria è pensata come un posto delle mummie? E l'effigie di Gesù dov'era? Non è anche quello in Umbria? L'effigie di Gesù no, è Marche. Ah, Marche, ok, Marche. Siamo Marche, nelle Marche, vero, sporche. Marche sporche. Va bene. Grazie. Voglio bene. Grazie. Ciao. Grazie. E anche oggi. Dai. Quando mi chiedi di cucinare. Lo sapevo. Ormai questo è